In tanti mi avete chiesto di mostrarvi la mia ricetta dell'aglio olio, quella che è un po' anche lo spaghetto di mezzanotte, come si dice, famose due spaghi, no? E la prima cosa che ci viene in mente a quella tarda ora è un aglio olio per la sua semplicità, però non è così semplice come sembra, perché è un piatto davvero complicato. Iniziamo spaccando l'aglio a metà per privarne l'anima. Questo non ne ha. Allora, io la farò un po' rustica, di solito si fa soffriggere l'aglio e si toglie, però adesso faremo delle striscette più piccole che faremo poi dorare e le lasceremo in padella. Questo procedimento è per i veri amanti. Partiremo con l'olio a freddo. Ovviamente andremo a tritare il nostro prezzemolo fresco. Una volta tritato lo rimetteremo nel contenitore e lo faremo asciugare. Prenderemo anche il nostro peperoncino. Sto usando il peperoncino sott'olio che produce il mio papà. Tritato bene anche questo, lo rimettiamo nel contenitore e andiamo in cottura. Iniziamo calando i nostri spaghetti e facciamo dorare l'aglio, stando molto attenti a non farlo bruciare. Quando il nostro aglio è dorato ma non bruciato, andremo a mettere un po' di alici sminuzzate che ci daranno una leggera sapidità al piatto e le facciamo sciogliere. Quando le alici sono ben sciolte, andiamo ad aggiungere lontano dal fuoco un bel mestolo d'acqua. Adesso possiamo spegnere e aspettiamo che la nostra pasta sia pronta. Così facendo non occorrerà aggiungere del sale. Questi spaghetti hanno 14 minuti di cottura. Io li scolerò a 9 e finirò la manteca in padella. Poco prima di scolare la pasta andrò a mettere il peperoncino, perché essendo un peperoncino sott'olio a me piace che rimanga fresco. Ma se preferite potete rosolarlo prima. La nostra pasta è pronta. Andiamola a scolare. Aggiungendo un goccio d'acqua fredda, l'escursione termica ci aiuterà a far rilasciare più velocemente l'amido alla pasta. Finalmente ci siamo. Con la padella ancora calda e fumante, andiamo ad aggiungere il nostro prezzemolo. Così facendo, mettendolo adesso, non diventerà amaro. Diamo un'ulteriore mantecata e procediamo ad impiattare. Ecco qui che il gioco è fatto. Un spaghetto cremoso. E poi chiudiamo con dei germogli di decorazione. E il nostro spaghetto di mezzanotte è pronto.